Ogni anno in autunno il nostro paese si trova a dover fare, ahimè, i conti con vittime e danni ingenti per le alluvioni. Questa volta è toccato alla Sardegna, però penso che facendo mente locale tutti quanti in quest'Aula ci possiamo ricordare che un po' tutto il nostro paese è stato colpito negli ultimi anni. I temporali hanno provocato allagamenti, straripamenti di fiumi e torrenti, sono stati distrutti ponti, strade, macchine, diverse persone sono morte, tra cui bambini piccolissimi purtroppo, e alcune risultano ancora disperse. E nelle prossime ore si attendono ancora temporali. La situazione è ancora critica. Noi vogliamo in questo momento di tristezza dare due suggerimenti al governo e fare una richiesta formale, perché per l'ennesima volta ci troviamo in quest'Aula a contare le vittime delle alluvioni e a cercare i finanziamenti urgenti per far fronte allo stato di emergenza e alla ricostruzione. Purtroppo le avversità atmosferiche non accadono con frequenza costante nel tempo o con fattori di incidenza che possono preannunciare tali fenomeni. Senz'altro attraversiamo un periodo di cambiamenti climatici collegati anche alla deforestazione e alle trasformazioni territoriali a livello globale. Comunque, le alluvioni sono frequenti in autunno, perché a seguito del caldo estivo la temperatura media della superficie del mare, ed in particolare dei nostri mari, si alza rispetto alla media e questo porta, con l'arrivo dell'aria fredda, a precipitazioni molto più violente del normale. Ma indipendentemente dalle cause, l'unica sicurezza che abbiamo è che i disastri si manifestano oggi a seguito di fenomeni meteorologici eccezionali, che purtroppo sono sempre più gravi e sono inscindibilmente collegati con la vulnerabilità e fragilità del territorio e con la struttura idraulica e geologica del terreno, ma anche con l'antropizzazione del territorio. E qui il primo suggerimento. Il passato governo Prodi, quello degli anni 90 mi riferisco, aveva fatto una piccola modifica sugli oneri di urbanizzazione, rendendo questi gestibili dalle amministrazioni comunali per pagare le spese correnti. A fronte dei tagli agli enti locali, oggi tutte le amministrazioni, a prescindere da chi sono amministrate, continuano a consumare territorio facendo costruire per finanziarsi, perché nonostante i cittadini paghino fior di tasse, queste tasse poi non tornano più sul territorio. Quindi serve veramente ripensare a una politica di perequazione dei fondi, chiamatelo federalismo fiscale, chiamatelo come volete, ma non è possibile che i nostri enti locali di ogni zona del paese oggi si mantengano continuando a mangiarsi il territorio perché con gli oneri di urbanizzazione finanziano le spese correnti. Questo non è da paese civile e poi ci troviamo davanti a sciagure di questo tipo perché ci siamo consumati tutto il territorio. E giusto pochi mesi fa abbiamo discusso in quest'Aula, in modo pressoché convergente, eravamo d'accordo all'unanimità sulla difesa del suolo, abbiamo votato le mozioni sulla la prevenzione del dissesto idrogeologico. I problemi legati al rischio idrogeologico, la necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi concreti, risorse finanziarie stabili e quant'altro. I problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteoclimatici anomali che hanno colpito il nostro paese, 5.400 alluvioni, 11.000 frane, 70.000 persone coinvolte, 30.000 miliardi di danni negli ultimi 20 anni. E nel quadro dei fattori che occorrono a definire la pericolosità di un'area rispetto ad eventi di dissesto idrogeologico, l'attività antropica, come dicevamo, ha un ruolo determinante. Spesso l'incidenza umana modifica le dinamiche naturali, inclinando i delicati equilibri di un territorio ad alta fragilità e quindi inducendo nuovi fattori di rischio oppure incrementando la pericolosità di fenomeni di dissesto già presenti. Occorrono norme per escludere, e qui il secondo suggerimento, dal patto di stabilità le zone più a rischio idrogeologico. Non è possibile che chi è a rischio idrogeologico, prima sentivo che è l'80% dei comuni in Sardegna, ma bene o male sono il 60% dei comuni di tutto il territorio del nostro paese, non possa mai intervenire a cercare di fare prevenzione perché ci sono vincoli sul patto di stabilità. Se uno i soldi ce li ha, ma che possa spenderli anche per mettere in sicurezza il proprio territorio e non poi arrivare a sciagure di questo tipo che siamo qui purtroppo a ricordare e a parlare, ne faremmo volentieri a meno. E chiudo, signor Presidente, invece con una richiesta formale, al di là delle osservazioni. La richiesta formale, invece, a lei come Presidente, ma anche al Governo, è quello che venga indetto il lutto nazionale, perché questi cittadini
che sono morti, sono tra l'altro cittadini italiani e visto che queste sciagure che ci colpiscono è tempo di dire basta, è tempo che l'opinione pubblica accenda i fari su queste questioni ed è tempo che chi governa dia delle risposte, noi chiediamo formalmente che venga decretato il lutto nazionale per questa sciagura e che si diano in tempi certi le risposte che i cittadini sardi e non solo ma di tutte le zone a rischio richiedono e aspettano da decenni.